Per i pochi che non mi conoscessero, perché purtroppo vedo tante, troppe facce, solo troppe facce che conosco, sono Filippo Franceschetto, ho 33 anni, 34 settembre, vengo dal Grumo della Badessa in provincia di Vicenza. Nella vita faccio il documentarista tecnico come dipendente, dopo una piccola esperienza come imprenditore in una società di web marketing. Da ottobre mi occupo di coordinare la provincia di Vicenza, da dicembre ho ricevuto un incarico di cui vado molto fiero, cioè un incarico da parte dei comitati di coordinarli e di aiutare la crescita sul territorio di fare prima e formare più. Ovviamente le parole di Franco toccano sul personale, ma io credo che dobbiamo avere la forza di tornare a parlare di politica e tornare a parlare di programmi e tornare a parlare di fatti e tornare a lottare perché questa sala si riempie di nuovo, perché questa sala è vuota. L'altra sera Verona era vuota, domani saranno vuote le tre sale che ospiteranno i nostri fondatori e Roberto Italia Atene. Saranno così, perché ormai ci parliamo addosso. Ormai continuiamo a dirci quanto siamo bravi, quanto siamo intelligenti, quanto bello è il nostro programma, ma non sappiamo più comunicare. Investiamo tutte le nostre energie per farci una guerra contro, per continuare a sputtanarci in pubblico, per continuare a dire quanto abbiamo sbagliato, quanto i fondatori hanno sbagliato, quanto gli aderenti hanno sbagliato, quanto la dirigenza ha sbagliato, quanto tutti hanno sbagliato, ma nessuno fa autocritica, nessuno pensa che sia giunto il momento di fare un passo indietro se necessario, nessuno pensa che sia giunto il momento soprattutto di tornare a ragionare di politica, a tornare ad impegnarsi a capire come conquistare i voti. Come portare sulle nostre posizioni le tante persone che non sanno più a chi rivolgersi, non sanno più come interpretare una realtà che è sempre più confusa e che aspettano da noi, che li avevamo convinti, che ci guardavano con simpatia, una risposta. Noi siamo muti, anzi, ci facciamo del male. Il congresso poteva essere l'occasione finalmente di fare un po' critica, di fare un po' di analisi e tornare invece a ragionare sul programma e sul futuro. Purtroppo, per i tempi, per le regole scelte, per le modalità scelte, è un congresso tra di noi, è un contarsi e vedere chi ha 10, 20, 30, 40, 50 teste in più, ma non è far politica, c'è un cambio. Allora, l'impegno di chiunque vincerà la competizione, sia a livello regionale che a livello nazionale, dovrebbe essere quello di ripartire e tornare a rincontrare le persone, a ragionare come strutturare al meglio il movimento per rendere finalmente il movimento realmente inclusivo. Vedete, è facile dire che noi siamo inclusivi, che noi vogliamo parlare con tutti, che noi siamo pronti ad aprirci ad altri soggetti, siamo pronti a fare alleanze. Ma su che base? Con chi? Con che forza? Ora non siamo niente. Ora siamo poche persone che hanno perso l'entusiasmo, siamo poche persone che vanno avanti per forza di inerzia. Noi invece dobbiamo ritrovare quello spirito che avevamo, dobbiamo ritrovare quella capacità di essere forza propulsiva, forza attrattiva. E per fare questo dobbiamo ripartire da un'organizzazione territoriale efficace, da un'organizzazione anche capillarmente diffusa, e dobbiamo sfruttare le nuove tecnologie in maniera intelligente. Twitter e Facebook bisogna utilizzarli, ma bisogna utilizzarli molto bene. Non bisogna utilizzarli per sputtanarci reciprocamente a vicenda. Bisogna utilizzare Twitter e Facebook per comunicare al meglio. Bisogna utilizzare le nuove tecnologie per tentare di capire quello che i nostri elettori si aspettano da noi. Bisogna utilizzare i democracy per permettere agli aderenti di interloquire, di fare analisi e di fare elaborazione. Ma bisogna, ripeto, darsi una struttura efficace, con delle regole chiare, con delle regole che siano rispettate da tutti, con un codice etico di cui si è molto parlato, con quell'organizzazione che permetta alla nostra testa
di tornare a lavorare. Perché vedete, erroneamente si tende a identificare la terza via in contrapposizione. Io, come sapete, faccio parte di quel gruppo che è partito sul Veneto come rete di comitati, a Milano come comitati federanti, che si è ritrovato attorno a un nome che è Fare per Unire, che è stato identificato come la via dei comitati, quasi in tono esclusivo. Invece no, noi diciamo una semplice cosa. Noi diciamo che siamo pronti a fare le gambe e il corpo di un movimento, di un essere vivente. Perché ora abbiamo una testa, i fondatori, un bel manifesto, senza un corpo, senza dei piedi, senza chi sa correre e sa mettere in pratica e sa comunicare alle persone quei bei ideali, quei bei concetti. Allora, la nostra idea è quella di darci una struttura efficiente, di darci delle regole efficaci, di aprire realmente una stagione costituente che si concentri sugli aspetti organizzativi, sia a livello nazionale che a livello regionale, per creare quella struttura che permetta un dialogo positivo e biunivoco tra la base e i fondatori, tra chi il manifesto l'ha elaborato e chi il manifesto lo vive e il manifesto lo applica e tenta di diffonderlo tutti i giorni. Ecco, noi tentiamo di mettere in relazione questi due poli, la base e i fondatori, perché quel che è mancato, quel che ha causato tanti attriti, è stato proprio il livello intermedio. Se voi pensate alle difficoltà che ciascuno di voi ha avuto nel movimento, chi ha organizzato un comitato per dire l'impossibilità di accedere alle liste di chi gli stava vicino, degli aderenti, per il semplice tesserato in non avere la tessera fisica, banalità. Scusa Filippo, devo chiudere? Vai, ho sforzo. Tranquillo. Mi sono fatto prendere la parola. Non c'è problema. In sintesi, la nostra idea è quella di dire: archiviamo una brutta parentesi del movimento, che quella parentesi iniziata con la sconfitta elettorale, con quella dannata direzione nazionale in cui tutti hanno visto quel che non funzionava, in cui sono volati gli stracci tra fondatori e fondatori, tra fondatori e dirigenza, tra dirigenza e dirigenza. Archiviamo quella fase senza colpi di spugna, ma chiedendo un passo indietro a chi è stato corresponsabile di quella situazione, per andare avanti, per tornare a fare quello che facevamo prima, per trovare quell'entusiasmo che ci è stato portato via. Ecco, in questo senso mi impegnerò a livello veneto per riprendere il discorso interrotto. Grazie. I presidenti regionali non sono legati, cioè il voto al presidente regionale non è assolutamente legato al voto del presidente nazionale, sono due voti che sono tranquillamente. No.